Salve a tutti. Cosa c'è di meglio che muoversi in libertà nell'aria, nella luce, tra i profumi e i colori della natura? Beh, questa sera Gheo vi propone di farlo in due modi. Prima, seguendo le varie tecniche di volo di quegli straordinari campioni che sono gli uccelli. E poi, entrando nel mondo splendido di alcuni giardini rinascimentali italiani. Il Vasari, nella sua Storia delle vite degli artisti, racconta che Leonardo, quando passava per i mercati, per i luoghi dove si vendevano degli uccelli, li acquistava, ma per dar loro subito la libertà. Non era solo generosità, amore per la natura, è che Leonardo stava bene attento a liberare questi suoi volatili in luoghi e tempi diversi per poter osservare e studiare attentamente le diverse tecniche di volo nelle diverse condizioni atmosferiche. 90 anni fa circa, l'uomo, forse anche grazie a queste prime intuizioni leonardesche, riuscì a far volare con i fratelli Wright la prima macchina più pesante dell'aria. Ma certo non è la stessa cosa che volare con un paio di ali attaccate alle braccia, sentendo l'aria che si fende davanti al proprio corpo. Beh, certamente questo era proprio il sogno di Leonardo, è stato anche il sogno di molti, quello di emulare le imprese mitiche di Dedalo, senza cadere però come fece il figlioletto Icaro che volle avvicinarsi troppo al sole. Ma è possibile, in teoria per l'uomo, fare una cosa del genere con tutti i prodigi della tecnica a cui siamo abituati? Dopo molti anni di studio, Leonardo si convinse che no, non era possibile e lo trovò proprio facendo studi anatomici. Diceva, fa l'anatomia delle ali di un uccello, insieme coi muscoli del petto, che sono i nostri e sono i motori delle ali, e fa poi la stessa cosa con l'uomo e vedrai la possibilità che ha di sostenersi in aria con un battito di ali. Appunto, un'impossibilità, perché la struttura e le dimensioni dei muscoli dell'uomo sono enormemente inferiori a quelli degli uccelli. Constatata questa impossibilità già 4-5 secoli fa, intanto godiamoci chi questo meraviglioso dono, questa felicità del volo, la possiede ad ali spiegate. Fin dagli albori, l'uomo è stato attratto dal volo degli uccelli. Da Icaro in poi, ogni tentativo di imitare il grazioso volo battente degli uccelli si è concluso con un insuccesso. Naturalmente gli uccelli non si scomposero affatto. Era quasi come se sapessero che anche se mettevamo a punto una tecnologia aeronautica, non avevamo nessuna speranza concreta di poter competere con la loro abilità nel volare. Sono gli uccelli, non i piloti umani, i veri campioni. Forse l'uomo non ha mai saputo valutare a fondo quali incredibili macchine volanti siano gli uccelli, finché non ha cominciato a capirne abbastanza di aerodinamica, tanto da poter costruire i propri aerei. Prendiamo quest'aquila di mare dalla testa bianca che vive in America e per un attimo guardiamola. I dettagli ce la mostrano come un aeroplano dalla linea aerodinamica dotato di un'ampia superficie alare. Le ali ampie consentono di alzarsi meglio nel decollo e di atterrare meglio e aiutano a conservare l'energia tramite un uso ottimale delle correnti ascensionali nel volo ad alta quota. La struttura deve essere leggera e robusta, ad assetto variabile. Il gruppo motore, un quinto del peso totale, consistente in muscoli, in posizione centrale per una maggiore stabilità. A parità di peso è 4 volte più efficiente dei muscoli di un essere umano. La forza motrice viene trasmessa per mezzo di longheroni rigidi, cavi per risparmiare peso ma rafforzati internamente da traverse.
Le piume spiegate alle estremità delle ali servono da scalanature atte a ridurre la turbolenza a velocità ridotta. Nel volo sottospinta, le piume alle estremità delle ali, le remiganti primarie, si ripiegano verso il basso, chiudendosi e ruotando ad angolo, di modo che ciascuna di esse diventa come la pala di un'elica che taglia l'aria, spingendo in avanti l'uccello. Al termine della corsa discendente, le piume ruotano singolarmente e si separano, così che ciascuna di esse continua a spingere in avanti l'uccello durante la corsa ascendente. Gli uccelli riuniscono l'elica e la superficie di sostentamento in un unico ingranaggio, l'ala. Il flusso d'aria al di sopra dell'ala produce la forza ascensionale, proprio come in un aeroplano. La coda funge da timone e fornisce un'ulteriore spinta ascendente. Anche se il corpo dell'uomo fosse ugualmente aerodinamico e le sue braccia potessero essere dotate di un paio di ali d'uccello, l'uomo non riuscirebbe comunque a sollevarsi da terra. I muscoli del suo torace dovrebbero essere 40 volte più potenti. Intendiamoci, probabilmente i primi uccelli hanno avuto le loro difficoltà nel farsi sostenere dall'aria. Come si può vedere dal disegno di questo piccolo dinosauro, le pinne sono squame modificate. Inizialmente la lunga coda, simile a quella della lucertola, e gli artigli alle quattro zampe erano la norma. In seguito presentavano artigli sulle ali e robusti denti da rettile. Ma gli uccelli di oggi hanno perso tali caratteristiche che pesano troppo. Tuttavia, in alcune specie attuali, sono ancora riscontrabili alcune tracce dei dinosauri. L'ozin, di aspetto così primitivo, vive nella foresta tropicale dell'Amazzonia. Trascorre gran parte del tempo passando di albero in albero a mangiarne le foglie e se non riesce a raggiungere il suo obiettivo saltando, tenta il volo. I dinosauri pennuti di un tempo hanno forse appreso a volare più o meno nello stesso modo. I piccoli dell'Ozin presentano una caratteristica che li avvicina ancora di più a quei dinosauri che sono stati gli antenati degli uccelli. Un artiglio alato che consente loro di afferrarsi ai rami. Quando i piccoli sono completamente ricoperti di penne, l'artiglio cade e l'Ozin diventa simile a un qualsiasi uccello dei nostri tempi. Man mano che i rami finiscono, il piccolo dell'Ozin si serve di un altro suo strano mezzo. Fin quasi dalla nascita, il piccolo dell'Ozin è un eccellente nuotatore. Si getta in acqua e sguazza tra gli alberi. Nuota addirittura un po' sott'acqua. Se l'Ozin rappresenta il prototipo che si limita appena a sollevarsi dal terreno, il colibrì è la più sofisticata macchina volante del mondo degli uccelli. I colibrì sono in tutto e per tutto altrettanto bravi nel volo di precisione di un elicottero. Sta di fatto che le analogie tra di loro sono numerose. Le pale del motore dell'elicottero funzionano sostanzialmente come l'ala del colibrì. Ambedue convogliano un flusso d'aria costante verso il basso per sostenere il loro peso. Una ripresa molto rallentata rivela in che modo il colibrì si libra in volo. Le ali battono in avanti e indietro invece che in alto e in basso e fino ad 80 volte al secondo, provocando una costante corrente ascensionale. Il volo librato richiede un enorme dispendio di energia. Proprio come gli elicotteri, i colibrì hanno bisogno di gruppi motopropulsori di grande potenza. A parità di peso, i muscoli producono tanta energia quanta ne occorrerebbe a un uomo per correre a 90 miglia all'ora. Poter modificare l'angolazione delle ali rispetto al corpo e poter spingere con la coda consente al colibrì di spostarsi in avanti o indietro con un minimo sforzo. È una cosa che solo i colibrì sono in grado di fare. Gli elicotteri manovrano più o meno nello stesso modo, modificando l'angolazione dei rotori. Qui vediamo un colibrì mentre si alimenta con il suo particolare genere di carburante ad alto numero di ottani, il nettare. Quando emigrano, i colibrì compiono un volo di 800 km attraverso il Golfo del Messico, il che va ben al di là delle loro capacità apparenti. Lo possono fare bruciando i grassi che i loro corpi hanno immagazzinato. Gli albatros, i più grandi viaggiatori oceanici, si servono di una fonte di energia del tutto diversa, il vento. Gli albatros nomadi scivolano alti sulle onde dell'Oceano Pacifico servendosi dei venti tempestosi delle latitudini meridionali.
si mantengono in alto grazie a un tipo speciale di volo, detto volo librato dinamico. Dapprima si tuffano nel cavo di un'onda per prendere velocità. Vicino alla superficie la velocità del vento è minore, così ricevono una spinta maggiore che li porta in alto, dove il vento soffia a una velocità maggiore. Quindi ridiscendono e ripetono l'operazione. Ogni volta raccolgono energia dal gradiente del vento. Un veleggiatore si serve di un'analoga ala lunga e sottile che viene detta allungamento alare elevato. Ma vi sono alcune differenze fondamentali. L'ala di un aliante è completamente rigida. Gli albatros, come del resto tutti gli uccelli, possono modificare la forma e l'apertura delle proprie ali e scegliere l'assetto di volta in volta più adatto alle condizioni del vento, cambiando anche ogni secondo. Questo è un qualcosa che i progettisti degli aerei hanno trovato estremamente difficile da copiare. Lo chiamano assetto variabile o ala oscillante. Un aliante non potrebbe mai librarsi in volo come questo albatro. Senza l'assetto variabile non riuscirebbe neanche a sollevarsi in aria nel turbinio dei venti che soffiano appena al di sopra delle onde. Poiché il volo dell'aliante è più simile a quello dell'avvoltoio, per l'aliante è più facile volare al di sopra della terraferma servendosi delle correnti ascendenti. Nei loro spostamenti, o quando vanno alla ricerca delle carogne nelle pianure sottostanti, gli avvoltoi passano da una corrente ascendente ad un'altra. Pur essendo essenzialmente un volatile ad alta quota, l'avvoltoio ha grandi ali. Rappresenta un compromesso, in quanto pur eccellendo nel volo librato, può all'occorrenza compiere il volo battente. Servendosi delle scanalature poste all'estremità delle ali, può volare tanto lentamente da pavoneggiarsi addirittura mentre scende. L'avvoltoio ha almeno una caratteristica in comune con l'aliante. Quando perde rapidamente quota, il pilota dell'aliante mette in funzione i freni di picchiata e abbassa la ruota. L'avvoltoio che scende abbassa il carrello. Sotto altri punti di vista, però, rispettive tecniche di atterraggio sono del tutto diverse. Questo aliante a motore, che è stato utilizzato per studiare gli avvoltoi in Africa, ha bisogno di un motore per poter raggiungere un luogo sicuro in cui atterrare. Non è così per l'avvoltoio. Si lascia semplicemente cadere lentamente giù dal cielo servendosi delle ali ampie e ad assetto variabile per compiere un atterraggio in due soli punti. Proprio come gli aeroplani, gli uccelli hanno bisogno di costanti controlli meccanici. Questa insolita ripresa di avvoltoi mentre si bagnano ce li mostra mentre in realtà stanno attuando una forma di manutenzione. Un avvoltoio rischia la morte se le sue penne non sono in buone condizioni di volo. Facendo scorrere il becco tra l'una e l'altra, le mantiene in condizioni aerodinamiche efficienti e ne elimina eventuali resti di carogne che potrebbero incrostarsi e danneggiare le penne. Le larghe ali entrano in gioco durante il decollo, che è piuttosto goffo. Una volta sollevatosi, l'avvoltoio cerca una corrente ascendente e comincia a volare in lievi cerchi in modo da mantenersi entro la colonna d'aria ascendente. Un avvoltoio può volare quasi esclusivamente se è sostenuto dalle correnti d'aria calda. I muscoli delle ali sono troppo deboli per un volo battente prolungato, ma si tratta indubbiamente dell'unico volatile che ha una produzione limitata di energia. Per raggiungere la velocità di decollo, il tuffetto deve fare una lunga corsa nel vento, proprio come un aereo molto pesante. Ambedue dispongono di una pesante fusoliera sostenuta da ali relativamente piccole, e il gruppo moto-propulsore deve funzionare a pieno regime per ottenere la spinta necessaria per sollevarsi e volare. Sia per gli uccelli che per gli aeroplani, il decollo rappresenta il momento più impegnativo di tutto il volo.
I cigni di Bewick hanno indubbiamente bisogno del massimo di energia per poter decollare, ma sono in grado di produrre una maggiore spinta verso l'alto servendosi delle ali, di quanto non sia capace un tuffetto, e le robuste zampe li aiutano ad ottenere la spinta necessaria per sollevarsi. Ma la maggior parte delle anatre selvatiche decolla senza il minimo sforzo, proprio come un jet. Qui vediamo le oche minori delle nevi. E se questo decollo verticale appare fin troppo facile, non bisogna dimenticare che il pilota di un jet può fare affidamento su una notevole forza motrice e su di una cabina equipaggiata con strumenti sofisticatissimi. Gli uccelli, invece, compiono un atto del tutto naturale. Si crede in genere che i pinguini non sappiano volare. Quando devono respirare, tornano in superficie, compiendo un salto con tutto il corpo fuori dell'acqua per immagazzinare aria, prima di fare un altro scatto a forte velocità, volando sott'acqua. I pinguini vivono nell'emisfero meridionale. Nell'Atlantico settentrionale e nel Pacifico del Nord, ad essi si sostituisce la famiglia delle alche. Sono le urie. Come i pinguini, anche le alche passano gran parte del loro tempo pescando al largo, venendo a terra solo nel periodo della riproduzione. A differenza dei pinguini, sono in grado di volare sia sopra l'acqua sia in immersione. Della famiglia delle alche fanno parte le pulcinelle di mare. Con le loro ali tozze non sembra proprio che possano volare. In termini aeronautici, la pulcinella di mare ha un forte carico alare, il che significa in pratica una superficie alare ridotta che deve sostenere un forte peso. Il decollo è facile e basta saltare dalla cima di uno scoglio. Dopodiché deve battere le ali con forza e velocemente. Qui la vediamo al rallentatore. Le pulcinelle di mare si allontanano fino a 50 miglia da terra in cerca di pesci piccoli. Quando ne trovano un banco, sguazzano qua e là, più o meno come le anatre, alla ricerca di cibo. Quando si immergono, ogni traccia di goffaggine scompare. Le piccole ali assumono la loro funzione e le pulcinelle volano sott'acqua proprio come i pinguini. Il banchetto si conclude vicino casa con una manciata di pesciolini minuti e di anguille di spiaggia. La pulcinella di mare è una specie di macchina a doppio uso, attrezzata per volare in due elementi. Forse, dal punto di vista della propria evoluzione, la famiglia delle alche non ha ancora deciso in quale senso dirigersi, se verso l'alto o verso il basso. Il volo sott'acqua non è appannaggio esclusivo degli uccelli marini. Il merlo acquaiolo va a caccia di insetti di cui cibarsi in torrenti impetuosi. Come la pulcinella di mare, possiede ali relativamente piccole che gli rendono più agevole nuotare sott'acqua. Il merlo acquaiolo ha un folto piumaggio che trattiene l'aria facendo da strato isolante e che gli conferisce un colore argenteo. Quando tutta l'aria è fuoriuscita, il merlo acquaiolo deve tornare in superficie per riscaldarsi di nuovo e lisciarsi le penne. Le sule potrebbero essere paragonate a bombardieri navali da picchiata. Le loro ali si adattano alla perfezione a tale ruolo, anche se non sempre sono altrettanto adatte a compiere un atterraggio preciso in una colonia affollata. Ma osserviamo ora quelle stesse ali usate nel corso di un attacco in immersione sferrato a un banco di pesci. Guardate come le ali sottili si ripiegano indietro, simili al meccanismo di un pungiglione, integrandosi nella forma aerodinamica della sula all'ultimo momento.
A velocità normale possiamo capire perché le sule siano degli implacabili pescatori. Se le sule sono i campioni dell'attacco aereo nella comunità degli uccelli marini, le procellarie artiche sono i più bravi nelle acrobazie. Quando volteggiano, scivolano d'ala e virano nei venti lungo le scogliere, si è decisamente portati a credere che godano addirittura della loro bravura. In fatto di acrobazia aerea, è difficile decidere a chi spetti la palma. Prendiamo dunque in esame alcuni dei candidati più favoriti. Il gipeto, detto anche avvoltoio barbuto, può volteggiare con una lentezza incredibile. Queste penne che si sollevano sulle ali contrastano il fluire dell'aria al di sopra di esse. L'uccello raggiunge quasi uno stallo che provocherebbe sudori freddi a un pilota umano. Questa esibizione del gipeto consiste in una picchiata in verticale sotto controllo, mentre si paracaduta verso il basso tra le correnti ascendenti lungo le pareti delle scogliere. Ora è la volta di un corvo imperiale dal grosso becco che il gipeto sfratta dal suo albero. Le sue straordinarie prestazioni possono essere paragonate unicamente a un balletto aereo improvvisato. Qual è dunque il campione più completo in fatto di acrobazie aeree? Tutto sommato riteniamo che la scelta sia del tutto arbitraria e personale. Il nostro preferito è un volatile che abbina un prolungato volo librato, una capacità di manovra estremamente accurata in spazi ristretti. Basta osservare questo albatro dalle sopracciglia nere. Tutto ciò è reso possibile dalla sua sottilissima apertura alare di 2,5 metri, combinata alla capacità di modificarne istantaneamente la forma per adeguarsi alle correnti d'aria. Per quanto possiamo far volare veloci o alti i nostri aerei, una cosa è facilissima da prevedere. Non riusciremo mai ad eguagliare questa esibizione del campione dei campioni.